La nocerina di Coppa sorprende ancora. Dopo aver eliminato il Piacenza nel primo turno ed aver fatto tremare i grifoni nella gara di andata, ieri sera i molossi hanno realizzato una vera e propria impresa andando ad espugnare Renato Curi di Perugia. La compagine del presidente Maglione entra meritatamente nel terzo turno di Coppa Italia. Sono 16 le squadre rimaste in lizza nella manifestazione tricolore, 13 di Serie A, 4 di B e la Nocerini, unica formazione di terza serie. Ed ora prepariamoci alla grande festa del prossimo 23 ottobre, allorquando la compagine del presidente Maglione affronterà la Juventus campione d'Europa. La prestazione sfoderata ieri sera a Renato Curi verrà ricordata per molto tempo dai tifosi rossoneri. Una Nocerini imprevedibile, lucida, cinica, aggressiva che non ha dato scampo al più quotato avversario. La Nocerini ha un inizio che di gara veemente. Al quarto scambio battaglia Lapini, il tiro di quest'ultimo con palla che incoccia la base esterna del palo e finisce tra le mani di Spagnulo. Passa un minuto e i rossoneri vanno in gol. Lapini, ancora una volta servito da Battaglia, supera il portiere e tira verso la porta rimasta sguarnita. Il goffo intervento di Dicara si trasforma in una torete da Jarappas Bend. Il Perugia stenta ad organizzare le manovre d'attacco. Quando ci riesce, trova davanti a sé un Oyezzo insuperabile. Al 35esimo, però, è una sfortunata deviazione di De Simone sul tiro di Manicone a consentire ai grifoni di pareggiare. Allo scadere della prima frazione di gara, Rapacic sfiora il raddoppio con un colpo di testa sotto misura. Poi il terzino destro traversa, si fa espellere per un brutto fallo commesso ai danni di Fabris. Intanto Di Rocco sostituisce l'infortunato D'Angelo. Al 15esimo della ripresa, Battigol porta nuovamente in vantaggio la propria squadra. Il Perugia si disunisce, nonostante le numerose variazioni tattiche imposte da Galeone, non riesce a capovolgere il risultato. Gennaro Oyezzo alza la saracinesca, per i padroni di casa non c'è più niente da fare. Al triplice fischio finale, tanta esultanza tra i 300 supporter presenti al Curi, mentre nelle strade delle due nocere molte automobili iniziano la loro sfilata al suono festante dei clacson. Coppa amara per il Perugia che esce mestamente di scena lasciando il passo a una formazione di Serie C. Brava la Nocerina, ma la ragione della cocente umiliazione va ricercata soprattutto in casa dei Grifoni, protagonisti di una prestazione che ha dell'incredibile per sconsideratezza e opacità di idee. Già all'ingresso in campo si vede che a Galeone piace il rischio, centrocampo privo di giunti allegri, formazione rivoluzionata per 6 undicesimi. E tanto per rendere le cose ancora più complicate ci si mette anche Dicara che dopo soli 4 minuti nel maldestro tentativo di liberare centra la propria rete come meglio non avrebbe saputo fare il centravanti avversario. Al 36esimo il Perugia pareggia con un tiro di Manicone deviato da De Simone, ma 2 minuti più tardi Traversa si fa espellere per un fallo da Tergo su Puglisi. Perugia in 10 e Iezzo, bravo portiere ospite, che si esalta su conclusioni di Artistico e Rapaic. Poi la ripresa, al 17esimo per la serie Ci vogliamo suicidare, l'ennesimo svarione della difesa perugina regala incredibilmente a Battaglia il raddoppio. La Nocerina esulta, per il Perugia un lungo ritiro per meditare. Coppa Italia, si è chiuso il quadro dunque delle qualificate al terzo turno, se vogliamo considerare il primo dove erano impegnate poche squadre di Serie A. Due partite con risultati a sorpresa. Il Perugia è stato eliminato addirittura in casa 2-1 dalla Nocerina, eliminata anche la Sampdoria nel derby contro il Genoa al termine di una partita che lascerà molte polemiche, per una volta non per quello che è successo in campo per colpa dell'arbitro, ma per come ha giocato la Sampdoria. Il presidente Mantovani, poi sentiremo il nostro inviato Maurizio Compagnoni, è stato particolarmente duro con tutti, giocatori, allenatore, e ha detto addirittura che i tifosi potranno avere il biglietto rimborsato. UEFA, la Nocerina poi arriva dalla Serie C al terzo turno di Coppa Italia, scusate, non di Coppa UEFA naturalmente. E allora vediamo anche magari quello che è successo, se è pronta la grafica tra Perugia e Nocerina, comunque un 2-1 che porta le firme soprattutto di De Simone, autogol, Dicara, autogol, ovviamente la Nocerina era passata in vantaggio al quinto minuto, poi Battaglia al 63esimo, il gol decisivo, espulso Traversa del Perugia al 37esimo, 7-2 i tiri dalla bandierina. Piacenza e Perugia sono le vittime illustri della Nocerina che avanza, dunque ci sono state anche qui parole durissime del presidente Gaucci, che ha dato praticamente a Galeone solamente un'altra partita, quella con l'Atalanta. Se dovesse fallire, Galeone non sarà più l'allenatore del Perugia, ma non verrà lasciato libero perché dovrà onorare il contratto, visto che lo pago, ha detto il presidente del Perugia, e quindi avrà altri impegni. Allora, abbiamo visto che Galeone sicuramente rischia. Secondo te rischia anche Eriksson a questo punto? Ma innanzitutto, ecco, fammi dire una cosa. Questa partita è la dimostrazione che
di quanto siano importanti gli stimoli, la determinazione nel calcio moderno. L'abbiamo nel calcio di oggi. Abbiamo visto la... Buonasera, allora il secondo turno di Coppa Italia si è chiuso stasera con due risultati a sorpresa. Il Genoa ha vinto il derby con la Sampdoria e affronterà nel terzo turno il Vicenza. La Nocerina ha superato il Perugia e incontrerà la Juventus. Sulle due partite i servizi dei nostri inviati, vediamo. E sono due. Dopo il Piacenza, la Nocerina fa fuori anche il Perugia e resta a pieno merito l'ospite meno atteso nel galà della Coppa Italia. Una notte magica per la squadra campana che manda in crisi il Perugia, quello delle seconde linee che Giovanni Galeone mette in campo convinto che sia sufficiente per superare l'avversario. E invece accade esattamente il contrario, proprio come nella notte d'agosto a Valencia, che segnò l'ammutinamento di Vierkwood e le ire del patron Luciano Gaucci, proprio come è accaduto questa sera. La storia si è ripetuta e quindi siamo stati ancora più duramente umiliati, deprezzati, diciamo quanto di peggio ci possa essere. Da domani andrà in ritiro tutta la squadra sino alla partita con l'Atalanta. Una partita segnata, quella del Perugia, già al quarto quando da un contropiede del duo Battaglia-Lapini Di Cara infila la propria porta con una spettacolare autorete. È l'inizio del tracollo. I grifoni perdono la testa, proprio come fa Rapaic, che per due volte fallisce il gol del pari, che arriva al 36esimo. E anche stavolta, grazie ad un'autorete, il tiro è di Manicone, il piede traditore è quello di De Simone. Sembra fatta, ma il Perugia resta in 10 per l'espulsione di Traversa. Nella ripresa c'è solo la Nocerina in campo, che firma lo storico successo con Battaglia al 17esimo. L'assist è di Fabris, il resto è tutto merito del numero 10, che regala così alla sua squadra la partitissima con la Juventus. La qualificazione al terzo turno di Coppa Italia della Nocerina. La squadra campana, che milita nel campionato di C1, è andata a vincere a Perugia con il punteggio di 2-1. Di Battaglia, il gol partita. Genoa e Nocerina hanno clamorosamente eliminato dalla Coppa Italia Sampdoria e Perugia, mettendo in luce sempre più difficili rapporti che intercorrono tra dirigenti e squadre sconfitte. Antonio Bartolomucci. La Coppa Italia doveva completare il quadro con due verdetti che sembravano facili da prevedere, e invece quello che non t'aspetti. Addio Perugia e Sampdoria, le più titolate, benvenute a Nocerina Genoa, la prima, unica e ultima esponente della C1, l'altra di B. Verdetti che pesano e forse influiranno sul futuro degli sconfitti. Genoa assiste al secondo e ultimo derby stagionale. Chi cerca la Samp, chi spera che i blucerchiati utilizzino la gara per rialzare la testa dopo la batosta interna col Napoli, deve ricredersi e applaudire la squadra di Perotti. Un Genoa più in palla, forse più motivato nonostante tutto. Un Genoa che va in gol dopo un primo tempo interessante, subito con Nappi, marcatura però annullata dal direttore di gara per fuorigioco. Poi con Morello, che dal vertice sinistro dell'area di rigore avversaria fa partire un bolide imprendibile. E due minuti dopo il 90esimo con il giovane Ruzzittu. Il presidente della Sampdoria Mantovani, dopo una strigliata ai suoi, promette epurazioni, così come Gaucci, patron del Perugia, che si fa strapazzare dai campani di Nocera. I giovani di Maestri Pieri passano grazie ad uno sfortunato autogol di Di Cara, poi restituiscono il favore con De Simone e infine ottengono il passaggio di turno che gli regalerà la Juventus grazie a Battaglia, un nome che la dice lunga sullo spirito della Nocerina. Lo stop in Coppa mette Galeone in una situazione precaria. Stando a quanto Gaucci fa intendere, l'allenatore degli Umbri potrebbe saltare se non dovesse riuscire a spuntarla nella prossima di campionato. La posizione di Galeone l'ha voluta indebolire lui, nel senso che poteva fare a meno di giocare con le seconde linee. Scusi, Verrà in ritiro anche lui? Certo che verrà in ritiro. Se non vuole venire in ritiro è una sua scelta.